Eccoci nella nuova sala del Museo Comunicazionista. Qui possiamo trovare le opere di Enrico Del Rosso dal 2013 in poi. Ecco Saturnalia, una delle opere più pop di Del Rosso. Turpiculus, qua già si vede la ricerca di una rottura con l'estetica stucchevole del pop. Immunditia, anche insegue lo stile espressionista del punk. Protica, invece ricerca quello stile più simbolico dell'arte, medio e male. Profetia, riscopre il barocco nella pettinatura e negli ornamenti. Scura, viceversa analizza la forma più grafica, più lineare. Eccoci a Ramnes, dove lo stereotipo si sposta dall'interno all'esterno del volto creando un'opera multipla. Latrones, segue lo stesso principio. Anche Aequalis, usa il volto come stereotipo. Triplex. Duplex, cerca la simmetria. Status quo. Esclamare, invece rompe con tutto questo e libera l'opera dallo stereotipo portando il segno in primo piano esso stesso oggetto estetico. Via tutti i colori, via la forma, solo geometria al servizio dell'emozione. Polypus. Aegyptius. Identitas. Enigma, la forma nella sua semplicità più assoluta. Ordine, qui ritorna un po' la serialità. Come in Neil. Invece Metrus, toglie questa ricerca minimale e ritrova il valore poetico del colore. Geometria riscopre l'uso della pittura facciale. Sentio. Vexillum vuole aggiungere anche una serialità esterna. E, Fautor, ormai rasenta il cubismo, dove l'immagine si scompone per poi ricostruirsi su altri valori. Luna. Imago, è pura forma. Cubus, da cui non può che essere cubismo. Ma ecco effiges,
che rompe con tutto trasportando la forma, l'androide nel comunicazionismo, riscoprendo la cultura di massa, la scienza, la ricerca scientifica. Synthesis è l'androide. Venetus è via lo specchio dove trova forza estetica. Setiones è la linea retta. Indus la maschera. Ora passiamo a Exilis, che propone uno stile effimero quasi come Modigliani. Speculum porta lo specchio quale elemento estetico. Papilio. Exemplar presenta l'assurdità di uno spazio virtuale. Acceptus sfida la gravità. Gallicus. Eximeo. Auspicio riporta il colore quale elemento estetico ed espressivo. Pixis. Candor. Ilaris ritorna al colore uniforme, serigrafico un po' pop. Fiorente. Umbra, cerca il colore nell'ombra. Gentis è una grande opera di complessa costruzione. Rexi si avvicina al realismo. Ed ignoro è l'ultima opera di questa galleria. Oggi è il 5 febbraio 2016. Arrivederci e grazie.